Facciamo i saluti e poi iniziamo. Fai tu. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti a casa di Anna Felice, luogo in cui regna la praticità. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per le notifiche. Oggi, insieme al piccolo Giuseppe, prepareremo una sana merenda. Ma prima, sigla! Cosa prepariamo? Prepariamo un plum cake, una sana merenda per grandi e per piccini. Giuseppe, vogliamo dire gli ingredienti? Sì. Vediamo cosa ci serve. Uova. Le uova. Questa ricetta è una facile ricetta perché utilizzeremo il vasetto come misurino. Quindi, a parte le uova, giusto Giuseppe, che ne serviranno tre, ecco quali sono gli altri ingredienti. 3 vasetti di farina 00. 2 vasetti di yogurt all'albicocca, 1 vasetto di zucchero, 3 uova, 1 vasetto di olio di semi di girasole, 1 bustina di lievito vanigliato e 1 bustina di vanillina, la buccia grattugiata di un limone non trattato, un pizzico di sale. Sei pronto Giuseppe? Rompiamo le uova! Ora è la fase più divertente, perché Giuseppe ama stare in cucina con la sua mamma. Un attimino, facciamo una cosa Giuseppe, alziamo un po' le maniche di questa camicia e maglioncino. Perfetto, iniziamo. Tac tac, un colpo forte. Oh. Fa la mamma questo, facciamo insieme. E quest'altro. Ok. Le uova. Eh sì, le abbiamo rotte. Iniziamo a frullare le uova. Attenzione Giuseppe alle manine. Frulliamo per circa un minuto, quando diventano un po' gonfie e spumose. Il cucchiaio dopo. Aggiungiamo lo zucchero, questa parte la facciamo fare a Giuseppe. Vuoi aggiungere lo zucchero? Sì. Sì! Allora, come lo vuoi aggiungere? Poco per volta, tutto insieme? Decidi tu, vediamo. Oh, tutto insieme! E continuiamo a frullare. Adesso aggiungiamo la scorza del limone. Vai Giuseppe, scorza del limone. Olio di semi. Man mano questi che non ti servono mettili qui, tutti qua dentro. Ok, così li togliamo. Bene. Questo mettilo qui. E continuiamo a frullare. Aggiungiamo un pizzico di sale. Giuseppe, quanto sale mettiamo? Quando se ne mette sale? Quanto? Quanto? No, tutto no. Poco, 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 un pizzico, un pizzichino. No, prendilo tu con le dita. No. Sì, un pizzichino. No, tutto è molto. Allora, guarda, facciamo una cosa, per metterlo tutto, guarda, lo prendiamo qua, ne mettiamo un pizzico così e mettilo tutto. Metti un pizzichino così. Ok, perfetto, abbiamo messo tutto. Questi li togliamo. Aggiungiamo anche lo yogurt. Continuiamo con la farina. Vuoi metterla col cucchiaio? Poco per volta, poco per volta. Questo no, questo no. Facciamo una cosa. Togliamo lo sbattitore perché Giuseppe non lo tollera. Prendiamo le fruste. Sì. Ok, sì, va bene. Questo va bene. In cucina con i bambini bisogna sempre inventarsi. Allora, tu metti la mamma a gira con questo, va bene? Io. Ok, dai. Bene. Tu. Allora, metto io la farina? Sì. Ok, va bene. Mi sembra giusto. Ancora. Metto ancora? Vai Giuseppe, metti la vanillina, tanto questi li giriamo con la paletta. Aspetta che la mamma la apre e tu la metti. Ok.
Così, guarda. Sì. Sono dei piccoli granelli di zucchero vanigliato. Guarda, guarda. Ok. E mettiamo anche il lievito, così giriamo tutto insieme. Lo metti tu? Sì. Ma ti piace questa torta? È buona? Vogliamo ripetere un po' gli ingredienti che abbiamo messo? E cosa abbiamo messo? Cosa ti ricordi? Vediamo. Cosa abbiamo messo? Oh. Cosa abbiamo messo? Oh. Che pasticcio. Oh. Mentre Giuseppe continua a mescolare gli ultimi ingredienti, ripetiamo insieme cosa abbiamo messo in questo plum cake a vasetti. Allora, tre uova, poi un vasetto di zucchero, un vasetto di olio di semi, due vasetti di yogurt all'albicocca, la buccia grattugiata di un limone, cosa mi dimentico Giuseppe? Tre vasetti di farina, un pizzico di sale, una bustina di lievito e una bustina di vanillina, quindi in ordine li abbiamo messi. Ora abbiamo finito di amalgamare per bene anche il lievito e il nostro impasto è pronto per essere messo nello stampo. Perfetto, tutto amalgamato. Vado a prendere lo stampo. Precedentemente ho preparato lo stampo da plum cake, burro e farina, e adesso possiamo versare il composto. Va bene Giuseppe? È pronto. Giuseppe ha fatto un impasto perfetto. Mettiamo tutto qui. Fammi togliere la taglia, la taglietta. Ok. Prendiamo tutto. Livelliamo per bene. Il nostro impasto è pronto per essere infornato. 180 gradi, forno preriscaldato per 40-45 minuti. In ogni caso faremo la prova dello stuzzicadente o di uno spago, anche di uno spaghetto, per vedere la cottura. Lo vado a mettere in forno, altrimenti Giuseppe se lo mangia tutto così. Lo mettiamo in forno? Basta! Il plum cake è pronto, è stato in forno circa 40 minuti, poi ho fatto la prova, come vi dicevo prima, dello stuzzicadente, è uscito asciutto e quindi so che è pronto. L'ho lasciato raffreddare solo qualche minuto per poterlo sformare, adesso lo impiatto. Carino, no? Fatelo raffreddare coprendolo con un panno asciutto, così che il vapore che si crea, così, lo renderà morbido su tutta la superficie. Consideriamo che si sia raffreddato, guardate, lo vado a mettere sopra la tovaglietta che avevo preparato in occasione di San Valentino. Per chi se lo fosse perso, il mio tutorial lo trovate nel canale YouTube. Cosa mi rimane da dire se non ordine e pulizia? Sì, tempo libero sempre. Seguitemi sui miei social. Ciao a tutti da casa di Anna Felice.